Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Oggi voglio trattare il soggetto Cristo è venuto per distruggere le opere del diavolo. Il testo che prendo questo spunto è Prima Giovanni 3, versetto 8. Prima Giovanni 3, 8, leggiamo insieme. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. L'Apostolo Giovanni ci dice chiaramente il motivo della venuta di Gesù: distruggere le opere del diavolo. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù, parlando di quei farisei che si opponevano continuamente a lui, disse, Giovanni 8, 44, vogliamo leggerlo insieme, Giovanni 8, 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Cari, l'opera di Satana è prima di tutto quella di ammazzare, di uccidere. Gesù disse che Satana era un omicida fin dal principio. Quando Dio pose Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, diede loro completa libertà con un'eccezione. Dio disse loro: puoi mangiare del frutto di qualsiasi albero nel giardino. Infatti, Genesi 2,17 continua e dice: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai. L'eccezione era solo un albero. Ma Satana entrò nel giardino e disse ad Eva, e guardate cosa, come cambiò quello che Dio aveva detto ad Eva. Genesi 3,1. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Notate come ha cambiato tutto quello che Dio aveva detto. Ma la donna rispose, Genesi 3,2, la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Satana, parlando di nuovo con la menzogna e l'inganno, disse in Genesi 3,5: ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Prima Satana ha cercato di
imbrogliare Eva dicendo: ma Dio non vuole che mangiate niente di questi frutti. Ed Eva ha dovuto qualificare: no, Dio ci ha detto possiamo mangiare tutto il frutto fuori che un albero. Ed ora Satana viene con astuzia di nuovo perché vuole ammazzare la vita che è in Eva e la vita che è in Adamo. E lui dice con la menzogna di nuovo: Dio sa che nel giorno che mangerete i vostri occhi si apriranno. Cioè Satana sta dicendo ad Eva: Dio ti sta trattenendo qualcosa di buono e benefico, perciò Dio non è buono e giusto. Egli non vuole che diventiate come lui. Ed Eva, cedette alla menzogna di Satana, mangiò il frutto e così fece anche Adamo ed entrambi morirono spiritualmente. Il loro corpo non morì ora, ma il loro spirito morì e furono separati da Dio. La comunione con Dio fu spezzata. Questo è il motivo per cui Paolo dice ai Romani, Romani 5, 12: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Satana distrusse la vita spirituale di Adamo ed Eva, causandone la morte. Satana è un omicida, come Gesù ha detto fin dall'inizio. Satana cerca sempre di divorare e distruggere la vita di Dio nelle persone. Un'altra opera di Satana è la bugia. Satana è un bugiardo. E fin dall'inizio Gesù ha detto: i suoi inganni, le sue menzogne hanno portato le persone alla schiavitù, alla corruzione. Per Satana la verità è tutto ciò che promuove la sua causa. Distruggerci. Pertanto Satana contraddice costantemente l'opera di Dio, proprio come ha fatto con Adamo ed Eva. Adamo ed Eva, come tutti noi, hanno dovuto scegliere: credere in Dio o credere a Satana. Satana può sembrare molto convincente. Questo è il motivo per cui la Genesi dice che il serpente, cioè Satana, era il più astuto di tutti gli animali. Questo è il motivo per cui l'Apostolo Pietro ci incoraggia. Primo Pietro 5,8: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questo è il motivo per cui l'Apocalisse dice di Satana che un angelo di Dio, Apocalisse 22, un angelo di Dio gli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo. Satana lo legò per 1000 anni. Cari, Satana inganna ancora oggi e noi ogni giorno dobbiamo fare una scelta: credere in Dio o credere a Satana e ai suoi seguaci. La Bibbia dice che Dio mi ama, Dio ci ama, questo è un fatto. Dio ha un piano per tutti noi, Dio vuole il meglio per tutti noi, Dio desidera che stiamo bene. Eppure Satana viene e sfida questa verità dicendo: come può Dio amarti e permettere che ti accadano tutte queste cattive situazioni? La Bibbia dice ancora: non c'è condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Satana invece ci dice: Dio è stanco di perdonarti, stai fallendo continuamente. Cari, dobbiamo decidere: credere quello che Dio dice di noi o credere quello che Satana sussurra alle nostre orecchie. Cari, dobbiamo fare una decisione. Dio non si stancherà mai di perdonarci. Dio rimarrà fedele alle sue promesse eterne. Infatti la Bibbia dice: se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci
da ogni iniquità. La Bibbia dice che Cristo non ha conosciuto il peccato, ma si è fatto peccato per noi, affinché noi potessimo essere la giustizia di Dio. La domanda che dobbiamo porci è: a chi crederemo noi? A chi daremo ascolto noi? Abbiamo tutte le ragioni per credere in Dio e nella sua parola. Dio non è un uomo che dovrebbe mentire. Dio non cambia mai idea riguardo alle sue promesse. Satana è un bugiardo fin dall'inizio. Gesù ci ha detto, come ho letto prima, non c'è verità in Satana, è un bugiardo ed è il padre della menzogna. Giovanni 10:10, Gesù ci ha detto: il ladro, cioè Satana, non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Perciò un'altra opera di Satana, egli è un ladro, vuol derubarci dell'amore di Dio, della pace che Dio ci dà, della gioia che Dio ci dà, del favore e della benedizione di Dio. Un'altra opera di Satana è egli distrugge. Se ci guardiamo intorno, vediamo come Satana abbia distrutto così tante vite attorno a noi. Satana distrugge tutto ciò che ha valore nella nostra vita. Quante famiglie sono state distrutte da Satana? Satana distrugge le persone attraverso quello che io dico, le tre P. Lui ci distrugge attraverso il piacere, le possessioni e il potere. Infatti il mondo gira intorno a queste tre cose: il piacere, le possessioni, il potere. E in molte persone queste tre cose diventano un Dio e portano alla distruzione. Le statistiche che ho preso su Google dicono che circa 1,5 milioni di persone in Italia sono dipendenti dal gioco d'azzardo. 18 milioni giocano almeno una volta l'anno. La dipendenza dal gioco d'azzardo è legata a una serie di gravi danni personali, sociali, come depressione, suicidio, bancarotta, disgregazione, abusi domestici, aggressioni, frodi, furti, persino senza tetto. Questi effetti possono essere devastanti per l'individuo, così come per i suoi amici, familiari, sul posto di lavoro o per la comunità. Si dice che in Italia ogni giorno in media 48 persone muoiono a causa dell'alcol. Oltre 700.000 persone l'anno muoiono a causa dell'alcol. Il tasso di separazione è aumentato dal 14,4% al 43,4% negli ultimi 20 anni. Cari, Satana uccide, imbroglia, ruba e distrugge. Ma ecco l'incredibile notizia che voglio lasciare con voi oggi. Cristo è apparso per distruggere le opere di Satana. E come ha fatto Cristo a fare questo? Cristo distrusse l'opera di Satana perché lui ha portato la vita al posto della morte. Infatti la Bibbia dice: chi ha il figlio ha la vita, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù distrusse l'opera di Satana con la vita che egli dà a tutti coloro che credono in lui. L'altra cosa che Cristo ha fatto: ha distrutto l'opera di Satana portando la verità invece della menzogna. Infatti la Bibbia dice che Gesù è pieno di grazia e di verità. Non esiste
bugia nel nostro Dio. Gesù è la via, la verità, la vita. Satana ci aveva mentito su Dio, ma poi è venuto Gesù e Gesù ci ha insegnato che Dio è giusto, Dio è misericordioso, Dio perdona, Dio è amore. Cristo distrusse l'opera di Satana anche dandoci abbondantemente invece di rubare da noi. Gesù è venuto per darci la vita in abbondanza. È lui colui che ci provvede ogni cosa di cui ne abbiamo di bisogno. Cristo ha distrutto l'opera di Satana anche edificando invece di distruggere. Il mondo è composto da due categorie di persone, principalmente coloro che edificano e coloro che distruggono. Coloro che cadono sotto il potere e l'autorità di Satana fanno l'opera di Satana, distruggere, abbattere. Coloro che sono in Cristo Gesù edificano, incoraggiano. Guardate cosa ha fatto la Chiesa di Cristo Gesù nella storia. Quanti ospedali sono stati costruiti, quante città, orfanotrofi, scuole, università. Se guardiamo alle principali università nel mondo, nel centro dell'università vi è una chiesa, perché la chiesa, la parola di Dio era al centro di tutta l'istruzione. Gli atei non hanno costruito, gli atei hanno distrutto, come il loro padre Satana, ma i seguaci di Cristo Gesù edificano. Molti oggi stanno distruggendo i valori morali della nostra società. È interessante, stiamo cercando di salvare il pianeta dall'inquinamento e possiamo salvare il pianeta, ma non ci sarà nessuna persona sulla Terra a vivere su questo pianeta perché stiamo a essere distrutti dalla decadenza morale. La caduta dell'impero romano e di molti altri imperi nella storia sono stati preceduti da periodi di decadenza morale. Sembra che si parli molto di protezione dell'ecosistema ed è buono, perché ogni cristiano dovrebbe essere un protettore dell'ecosistema. Infatti Dio al principio ha detto ad Adamo ed Eva: prendetevi cura di tutte le cose che ho creato, crescete, moltiplicate. Ma i governi non stanno badando a proteggere le persone dalla corruzione fisica, mentale e spirituale. Cerchiamo di proteggere l'ecosistema del nostro mondo, ma molto di più dovremmo proteggere le persone dall'autocorruzione. La pornografia che infiamma la passione di molti e distrugge le famiglie, porta le persone a stuprare, molestare. Non c'è nessuna cosa che sta cercando di guardare le persone da questo grande male. Dove è finita l'onestà oggi? Dov'è la giustizia? Dov'è l'equità? Dov'è l'amore? L'umanità è composta, noi persone abbiamo tre parti distinte, corpo, spirito ed anima. Per essere in salute dobbiamo parlare del benessere del corpo, dell'anima e dello spirito. A cosa serve un ecosistema sano e protetto quando noi stiamo distruggendo la parte più importante di quell'ecosistema, le persone? Cari, questa è l'opera del diavolo, per confondere in modo da poter distruggere, rubare, uccidere. Grazie a Dio per Gesù Cristo. La ragione per cui il Figlio di Dio apparve fu per distruggere l'opera del diavolo. Crediamoci. Afferriamo la mano di Gesù. Dovunque tu ti trovi, amico, amica,
afferra la mano di Gesù, egli ti aiuterà. La cosa più bella è vedere le vite rovinate da Satana, ma ricostruite da Gesù. Nella nostra comunità abbiamo visto centinaia di anime trasformate dal Vangelo di Cristo Gesù. Solo quest'anno abbiamo battezzato 65 persone. Che miracolo! Ogni persona vale più di tutto il mondo messo insieme e può essere trasformata solo perché Cristo Gesù è apparso per distruggere le opere di Satana. Gesù prende una vita spezzata, distrutta, la riedifica. Opera gloriosa del nostro Cristo Gesù. E cari, vogliamo credere più che mai che l'Evangelo di Cristo Gesù è una buona notizia, che il mondo ne ha tanto di bisogno. Che Dio ci benedica. Amen. Ti volevo chiedere una cosa importante che sicuramente serve a tanti che sono insieme con noi. Lì, per l'occasione, Satana usò il serpente, questo animale non sa camminare diritto, è un esempio che non sa camminare diritto neppure nell'acqua, mentre i pesci camminano nell'acqua e scivolano dritti, lui va sempre storto. È come dire, è la stortizia creata. E lì prese la spunta dell'albero per tentare l'uomo, per portarlo a sé, dicendo che Dio era troppo esigente o che aveva un segreto. Ora, nelle varie fasce della nostra vita attualmente, se dobbiamo dare un suggerimento a uno che dice dove potrebbe cominciare nella mia vita, perché quello non comincia a tutti allo stesso modo. Se abbiamo 10 anni usa un sistema, se ne abbiamo 20 ne usa un altro, se ne abbiamo 30 ne usa un altro, fino a che arriviamo a 100. Lui cambia sempre il suo metodo, come il suo metodo di approccio. Mi spiego? Sì. Ora, parlando di 5.000 anni fa, 6.000 anni fa, diciamo l'albero è questo, è perché è scritto ed è così. Ma oggi, almeno 4-5 modi che lui usa nella nostra vita, come viene per dirci, per trasportarci dalla sua parte? Che metodo usa? Così possiamo aiutare qualcuno che è facile, che segue e non se ne accorge, perché noi diciamo dalla concupiscenza, dagli occhi, le 3P che dici, che hai detto tu, potere e così via. Io dico le 3S, sesso, successo e soldi. Insomma, noi possiamo cambiare la fraseologia, però realmente per dare una mano a chi viene tentato, l'approccio normale, più quello che usa adesso, così in pratica, qual è il metodo che usa? Beh, io credo che quelle, le 3P o le 3S, sono il metodo che Satana usa per mantenerci anche lontano dal Signore. Infatti ho constatato, quando i giovani, le statistiche dicono, se un ragazzo non accetta Gesù per i 13 anni, l'86% non accetterà mai Gesù. Naturalmente Dio è più grande delle statistiche, ma le statistiche ci danno una guida. Perché? Perché i giovani si danno ai piaceri della vita. E quando si danno ai piaceri della vita, diventa molto difficile distaccarsi e venire a Gesù. Infatti tanti dei giovani che ho parlato, e gli facevo la domanda, perché non ti battezzi? Perché faccio troppe cose sbagliate. E Satana li mantiene nel peccato e poi li calunnia continuamente. E persone non sono consapevoli che per uscire dal peccato dobbiamo venire a Gesù, dobbiamo consacrare la nostra vita a Gesù.
Non usciremo mai dal peccato se non abbiamo consacrato la nostra vita a Gesù. Allora io cerco di incoraggiare i giovani: con tutti i tuoi peccati, vieni a Gesù, abbraccia Gesù e tutto quello che ha fatto per te sulla croce, e poi piano piano uscirai da tutti questi lacci che ti stanno prendendo. Perciò credo che l'astuzia di Satana è di... Naturalmente ci sono anche le calunnie, la Bibbia non è la parola di Dio, oggi viviamo in un mondo istruito e loro dicono la Bibbia è solamente un altro libro. E questa è la battaglia intellettuale che tanti stanno a avere. Non vengono al Signore perché non credono che la Bibbia è la parola di Dio, non credono che Gesù è esistito. Tanti non vengono al Signore perché hanno visto l'ipocrisia nella Chiesa. Allora Satana mantiene davanti ai loro occhi le cose cattive che hanno visto anche tra i religiosi. Perciò tante sono le maniere, ma Paolo ha detto che in tutte le maniere Satana ci abbaglia gli occhi, non ci fa vedere la verità, ci fa vedere sempre il falso. E allora questa è la fascia sotto i 30 anni, diciamo, che poi verso i 23-24 molti tornano al Signore. Per esempio, a me è successa la stessa cosa. Dopo che pascoliamo un poco nell'erba avvelenata, ci accorgiamo che comincia a intossicarci, e questa intossicazione ci fa cercare l'ospedale, per così dire, per dire che Giusto, dobbiamo giusto. andare avanti. Ma l'altra fascia dai 30 anni, per esempio, in su, che metodo usa? Così, sommariamente, perché questi contatti che tu hai costantemente con persone di tutte le fasce, e voi in America poi, sia il Canada che gli Stati Uniti, avete tante statistiche, lavorate molto sulle statistiche, questo ci può essere di aiuto, perché noi italiani solo nel commercio si fanno statistiche, o la politica fa statistiche, poi tutto il resto nessuno ne fa. Ok, dai 30 anni in su, poi vengono i problemi familiari, i problemi matrimoniali, i figli crescono, le preoccupazioni degli affari, avrò un lavoro domani, cosa succederà? Le persone poi se hanno il benessere si danno alle pazze gioie della vita e trascurano. E poi l'altro scherzo, la mente, la nostra mente, quando diciamo no a Gesù una volta, due volte, tre volte, 10 volte, dopo il passare degli anni diventa automatica, diciamo no a Gesù. Si rinforza il no. Ecco perché le statistiche dicono che l'86% non accettano Gesù, perché siamo a rinforzare la parte negativa in noi. E poi ci vorrà un miracolo ancora più grande per venire ai piedi del Signore. E molte volte il Signore ci attira a Lui perché vengono delle tragedie nella nostra vita. Nelle tragedie siamo spogliati, vediamo le cose come veramente sono. Cioè, tu vuoi dire che molte volte tutto il nostro impegno, e arriviamo a un certo punto e il tutto fallisce, il matrimonio, le risorse, tutto questo, nasce come una voglia di rivivere una vita diversa e ci rivolgiamo al Signore. O ci troviamo con le spalle al muro, non sappiamo più cosa fare. Ma anche lì Satana dice alle persone: ma tu non l'hai mai cercato prima, adesso che hai bisogno lo vai a cercare. Diversi mi hanno detto, queste erano le bugie che avevano nella loro mente. Ma noi dobbiamo dire ai nostri amici: non fa niente quante volte non hai accettato il Signore, Lui è sempre pronto ad abbracciarti.
non fa niente se vieni a lui con tutti i tuoi bisogni, lui è sempre pronto ad aiutarti. Oppure propone un'altra strada, quella del suicidio. Mi ricordo prima Anche. della conversione, mi piaceva molto viaggiare. Sono andato con un amico in Francia per una settimana che ci lavoravo lì, ma essere libero sono andato al Casinò di Monte Carlo. Sono andato lì, ho giocato pure io. E in quelle slot machine, tutto un colpo, mi sono usciti 200-300 franchi con un franco che avevo messo, ho detto ah, qui continuo. Alla fine mi sono portato zero perché li ho rigiocati tutti quanti. Ma quando sono uscito fuori, c'è il mare davanti a quella porta, parlando con chi sapeva che era pratico della zona, dice qui in questo mare, qui è come un cimitero. Ho detto come un cimitero? Mi ha detto molte persone qui dentro al casinò si giocano le case, le proprietà, tutto quello che hanno. Quando escono fuori si annegano qui dentro, qui è come un cimitero. Allora è un'altra proposta che Satana propone, gli crea una logica che è meglio che partono prima, è inutile restare ancora. Sì, meglio finire tutto, così non incontriamo più niente, ma quella è un'altra bugia perché noi siamo eterni, non possiamo mai distruggere noi stessi. Ho capito. Allora, come dici tu, se le inventa tutte, siamo noi che dobbiamo sempre Le inventa tutte. approfondire il pensiero di Dio dalla sua parola e prenderla con serietà dicendo questa è la verità e tutto il resto è bugia, perché spesso penso che lui ci è riuscito come ha fatto Putin con l'operazione che sta facendo, quella guerra speciale che dice lui. Ha convinto a tutti i russi che lui sta facendo un piacere agli ucraini e loro ci credono. Dice, sta Così è. facendo, dice soldati, arruolatevi perché stiamo facendo un'operazione speciale per aiutare gli ucraini. E loro guardano di là e dicono: sì, ha ragione il nostro capo, ha ragione, ha ragione. Noi invece che vediamo la verità è che la sta distruggendo, non gli sta facendo un piacere, è così. E poi Proprio così diciamo. se ci sono 330.000 soldati russi insieme con Wagner che sono morti. Allora ci sono 330.000 mamme che piangono i loro figli, ma lui dice sempre che sta facendo un'operazione speciale. Un imbroglio incredibile, fratello Petrone. Ma Allora, Satana è lo stesso ugualmente. io penso che ci ha chiusi nel sistema come Putin ha chiuso i russi nella sua Russia, no? Che si chiedevano l'un l'altro un giorno, un italiano chiedeva a un russo dicendo: come state lì? Dice: beh, non ci possiamo lamentare. Allora l'italiano ha detto: allora state bene. No, dice, oltre a stare male, se ci lamentiamo, ci mettono pure in prigione. No, la cosa più bella è che fin quando siamo in vita, o ogni incredulo che è in vita, lo Spirito Santo continua a bussare alla porta per cercare di portarli a Cristo Gesù. Perciò Dio non si ferma mai di cercare di farci comprendere la verità. Questa è la bella cosa. È vero, è vero, è vero, e ci sono tanti milioni di missionari credenti che Dio si serve per portare questo messaggio e raggiungere ogni creatura. E anche noi siamo qui per questo, perché Dio ha cambiato la nostra vita e noi sappiamo come si vive dall'altra parte che si sta male e abbiamo trovato la gioia di vivere lo scopo della nostra vita e perciò non predichiamo, ma testimoniamo che Cristo è il Salvatore del mondo perché è diventato il nostro Salvatore. Va Messaggio più bene. bello, fratello Petrone. Dio ti benedica e grazie. Alla prossima, Dio piacendo. Pace, Pace a pace. te. Credo che abbiamo il fratello Mendez. Guardiamo un po' se c'è, se non c'è. Ah, ci sei tu. Ah.
Pensavo che c'era Mendes, va bene, ci sei non tu. Sono Mendes. Prego? Non sono Mendes, sono Tranfa. Sì, sì, no, perché io avevo sul foglio che eravate in colonna diversamente, allora così leggendo non è andata così, ma tanto dovevi farlo dopo, lo fai prima. Vai avanti tranquillo, prenditi il tempo necessario. Restiamo un po' di tempo per pregare con quelli che hanno delle necessità. Chi soffre, Amen. Chi ha dolore, chi ha problemi, vogliamo presentarli al Signore. Prima che te ne vai, non chiudiamo subito con... Dedichiamo un quarto d'ora, 20 minuti possibilmente per coinvolgere i fratelli, le sorelle, i bisognosi che... hanno bisogno di preghiera, c'è tanta gente che chiede preghiera, allora diamogli l'opportunità di pregare insieme con Amen. Noi, così partecipano personalmente, presentano, e dato che siamo sotto la protezione divina che abbiamo pregato prima di partire, Gesù dice che dove sono due o tre, io sono in mezzo a loro, approfittiamo della presenza di Cristo stasera per pregare per coloro che hanno delle necessità nella loro vita, nella loro casa, nella loro famiglia, va bene? Amen. Va benissimo. Te l'ho detto prima, se no poi alla fine, se non ci resta il tempo, non lo possiamo fare. Ok, vai, perfetto, grazie. Vai tranquillo e ti seguiamo. Ok, grazie. Pace a tutti. Veramente sono lieto di stare qui questa sera con voi, non soltanto per portare la parola di Dio che Dio ha messo nel mio cuore, ma anche per poter pregare per ogni situazione che stai vivendo. Io oggi ti porto una parola di speranza, perché credo che il Vangelo è la speranza per le nostre vite, per le nostre famiglie, per i nostri cuori. E io ho intitolato questo messaggio Cristo, speranza della gloria, basato su Colossesi capitolo 1, versetto 27. Però prima di poter cominciare il messaggio, vorrei pregare e vorrei... che possiamo anche mettere dei versetti della parola di Dio in regia. Voglio leggere Matteo capitolo 11, versetto 1 al 6, se la regia lo può mettere, perché è uno dei versi o una serie di versi che sono importanti in questa sera. Dice la parola di Dio, e leggiamo con la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando Gesù ebbe finito di dare istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nella loro città. Giovanni, allora che era in carcere, udì la gesta di Cristo e gli mandò due dei suoi discepoli a domandargli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù gli rispose loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risorgono e il Vangelo è predicato ai poveri, e beato è chi non trova in me scandalo. Colossesi 1:27 anche dice la parola di Dio, Colossesi 1:27, ai quali Dio ha voluto far conoscere la ricchezza della gloria di questo mistero tra le genti, che Cristo è in te, speranza di gloria. Padre, ti ringraziamo in questa sera, grazie per essere qui, Signore, su questo canale, su Parole di Vita, grazie per la parola e la promessa che tu ci dai attraverso questi versetti della parola tua, Signore. Grazie perché quest'anno 2023, che sta già per finire, Signore, è stato un anno dove, come tu ci hai detto nella parola, sorgi e risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è elevata su di te, poiché ecco le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si eleva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Ti ringraziamo in questa sera, Spirito Santo. Oggi ti chiediamo una direzione speciale
Donaci una parola che ci confronti, Signore, che ci dia una direzione specifica, una parola di speranza, di incoraggiamento, che ci indirizzi e ci risvegli in questo tempo. Grazie ti diamo nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Io, cari, ho visto la gloria di Dio in quest'anno. Vedo la gloria di Dio ogni mattina quando albeggia, quando posso alzarmi dal letto, quando posso mangiare, quando posso anche lavorare. Tutto ciò mi mostra la gloria di Dio nella mia vita. Perciò oggi io voglio che tu devi ripetere con le tue parole: grazie Signore per respirare, grazie Signore per aver visto la luce con i miei occhi di questo giorno, per aver ascoltato la tua voce nelle mie orecchie, per essere ancora in piedi, Signore, e questo significa vedere parte della tua gloria. Cari, sono stato assente di parole di vita per un paio di settimane perché sono stato a Caracas, Venezuela, la mia città di nascita, anche se noi abbiamo una patria celeste, una città, come dice la Bibbia, non fatta di mano di uomini, che è molto migliore e superiore a quella che possiamo avere su questo mondo, ma ho potuto trascorrere dei bellissimi momenti con la Chiesa Re di Re di Caracas, che abbiamo fondato 24 anni fa, e sono stato invitato a predicare un congresso di giovani e fare una riunione di tutte le nostre chiese lì, che presido come presidente. Questo è stato un viaggio lampo e ho avuto molte opposizioni, forte battaglie spirituali per poter arrivare in quel posto. Ho attraversato per lotte, battaglie nei pensieri, i miei pensieri orbitavano intorno a tante cose, ho dovuto combattere con tanti giganti. La mattina che ho dovuto prendere l'aereo ho avuto un violento attacco spirituale dall'oscurità, con pensieri che venivano nella mia mente, perché il nemico non voleva che io godessi tutto ciò che sono stati questi 24 anni di ministero, che rivedessi i miei figli spirituali, che incontrassi i miei nipoti spirituali che avevo, che ho lì in quel luogo dopo 11 anni di assenza, e vedere tutto il lavoro nel Signore in tutto questo tempo. E non è stato vano il lavoro nel Signore, ho incontrato un sacco di discepoli e figli spirituali. Io, come sempre dico, il cuore del missionario è diviso tra emozioni lì, emozioni qui. Questo viaggio è stato diverso da tutti quelli che ho fatto nel passato, perché ho potuto vedere i frutti della Chiesa che abbiamo suscitato e che abbiamo costruito in settori molto difficili, poveri, della città, della nazione. Io godevo nello spirito vedendo gruppi di giovani che predicavano, che lodavano al Signore, che potevano essere dei criminali, tossicodipendenti o peggio violatori. Ho visto lì uomini e donne di Dio, musicisti, predicatori, adoratori, tutto a causa di una visione, la visione di Dio di andare a predicare il Vangelo. Il Vangelo porta cambiamenti nella vita, e non solo nella vita, ma anche nei paesi, nella città. Ho visto giovani impegnati, come ho detto, in Dio, nella visione del Re dei Re, pastori, leader fedeli alla visione. A volte pensiamo che vedere la gloria di Dio significa semplicemente vedere i malati guarire, i ciechi vedere, i muti parlare, ma vedere la gloria di Dio è anche vedere come una visione di Dio è rimasta avanzando per 24 anni, conquistando anime, discepolando le anime. E come dice Isaia capitolo 53 verso 11, che il Signore ha visto il frutto della sua afflizione, si godeva in quel frutto. Non ci sono parole, oggi posso dire che ne è valsa la pena
combattere la buona battaglia della fede. E anche qui in quest'anno ho visto l'effusione in Spagna della sua gloria, ho visto un ministero più maturo, consolidato, avanzare, una visione leadership sollevarsi con un grande incarico di fare discepoli alle nazioni. Perciò Dio mi ha definitivamente mostrato la sua gloria, come mi disse in una parola profetica cominciando quest'anno 2023. Oggi io voglio ringraziare Dio in tutto. Grazie a Dio anche per i momenti di attesa, perché ne è valsa la pena, perché nell'attesa si manifesta l'amore di Dio. Grazie al Signore per i momenti di crisi, perché in mezzo ai momenti di crisi si manifestano le cose che sono nascoste, che erano dentro di noi. Grazie perché molte volte, cari, Dio ti permette attraversare per situazioni e percorrere certi stadi. Perché? Perché Lui ha un progetto grande e superiore per te, superiore ai tuoi pensieri, superiore ai tuoi cammini. Perciò oggi devi, lì dove stai, alzare la tua mano e dire: Signore, grazie, perché io so che i tuoi pensieri non sono i miei pensieri, nelle tue strade sono le mie strade. Signore, grazie, perché anche se non capisco molte volte come tu agisci e operi, io so che tu stai agendo della miglior maniera. Dio ti permette di attraversare, caro, cari, le situazioni, perché Lui ha un piano più grande e superiore dal nostro. Allora, cari, le crisi portano alla luce ciò che è nascosto nel nostro cuore, e nelle situazioni avverse Dio ha un disegno meraviglioso e superiore al nostro. Non so se hai capito quello che sto dicendo, ma Dio, quello che tu chiami male, Lui lo chiama bene. Ciò che tu chiami cattivo è ciò che ti formerà, è ciò che ti darà carattere, è ciò che ti svilupperà il potenziale che è in te. Se porti alla luce la tua vocazione, se Lui ti risveglierà, e allora non sarà male ciò che accadrà nella tua vita. Cari, Dio è capace di trasformare il male in bene. Perciò qualunque cosa accada nella tua vita, nel buono o nel cattivo, aggrappati a Cristo fino alla fine, perché il Signore ha un piano meraviglioso, un proposito per te. Lui compierà questo piano e questo proposito per te. Ed ecco, in questo brano che noi abbiamo letto di Matteo capitolo 11, vediamo una crisi che arriva a Giovanni Battista. Giovanni Battista era prigioniero e per un momento è arrivato un dubbio nel cuore di Giovanni Battista. Era la prova della sua prigionia. Questo ha causato una crisi in Giovanni e gli ha fatto dubitare di chi fosse Gesù. Ci sono momenti in cui la crisi che viene alla nostra vita ci fa dubitare di chi è dentro di noi, di chi è con noi, e chi è con noi è più grande, alleluia, di quello che è nel mondo. Giovanni Battista fu lo strumento utilizzato da Dio per iniziare il ministero di Gesù. Dio opera, cari, sempre secondo i disegni e secondo principi, e Dio nei suoi disegni ha sempre suscitato sempre un profeta che ha parlato all'uomo della visione, e l'uomo della visione ha contagiato ad altri uomini della visione. Dio ha suscitato un giorno al profeta Samuele per ungere a Davide, e Davide sollevò un esercito di depressi, indebitati, vili nella grotta di Adulam. Dio suscitò a un profeta, il profeta Ageo, per iniziare e per dargli una parola a Zorobabele, e Zorobabele
diffuse la visione al popolo e innalzò il popolo il tempio di Dio, e Dio utilizzò a Giovanni come primo profeta nel Nuovo Testamento per presentare a Gesù. Ma in quel momento che Giovanni era in prigione, venne una crisi nella sua vita, nel suo cuore. Forse tu stai vivendo una crisi, non hai speranza, hai perso le speranze, forse sei stato confrontato con situazioni che stai vivendo in questo momento attualmente, situazioni che hanno innescato una serie di crisi nella tua vita e che ti hanno portato forse a dubitare della potenza di Dio o a perdere la speranza. Il salmista nel Salmo 94 verso 19 dice: quando la mia mente era piena di dubbi, il tuo conforto rinnova la mia speranza e la mia gioia. Voglio ripeterti questo salmo perché è importante. Salmo 94, 19. Quando la mia mente era piena di dubbi, il tuo conforto rinnova la mia speranza e la mia gioia. E oggi voglio dirti che tu ed io abbiamo una speranza di gloria. In mezzo a questo mondo che non ha speranza, io e te dobbiamo capire da dove viene la vera speranza. La prima cosa che dobbiamo capire è: cos'è la speranza? Quando parliamo di speranza, parliamo di fiducia, parliamo di entusiasmo, parliamo di ottimismo, parliamo di una promessa, di fede, di un'aspettativa e di una prospettiva. Ma la parola speranza nella Bibbia esprime fiducia, sicurezza riguardo al futuro, perché si basa sulle promesse, sul carattere, sulla fedeltà di Dio. La speranza attende qualcosa, un senso di aspettativa e di fiducia, è una illusione che uno ha. Un cristiano sa sempre o deve avere sempre speranza, perché quando Dio abita nel nostro cuore deve esistere la speranza. La speranza in modo pratico è che anche se non vedi nulla, io credo comunque nella sua parola. Anche se non vedi nulla, io cammino nella sua parola. Quando abbiamo iniziato questo ministero Re de Re qui in Spagna, eravamo io e la mia famiglia. 17 anni fa predicavamo per strada, nessuno si convertiva, non volevano ascoltare la parola di Dio. Ricordo che ho fotocopiato circa 1000 volantini per invitare una domenica pomeriggio a vedere un film evangelistico. Su questi 1000 volantini solo una persona arrivò quella sera in chiesa. Quella persona accettò al Signore come unico e sufficiente salvatore nella sua vita. Ma sapete che cosa successe? Dopo finita la riunione ci disse che la settimana che entrava doveva tornare al suo paese. Lui era della Romania. Mi avrebbe piaciuto averlo con noi. Era la prima conversione, il primo discepolo che il Signore ci permetteva tenere per discepolare, ma lui doveva tornare nel suo paese. Forse qualcuno direbbe: tanta fatica per niente, ma noi, io e mia moglie, non abbiamo mai perso la speranza, la fiducia, l'ottimismo nella promessa che Dio ci aveva fatto. Dicono che la speranza è l'ultima a perdersi e a morire. Abbiamo impiegato mesi, nessuno veniva in chiesa, predicavo alle sedie vuote, continuavamo con la speranza e l'aspettativa che Dio avrebbe fatto qualcosa. Arrivò un giorno che la chiesa si riempì completamente e dovettimo uscire da quel locale a un nuovo locale più grande, da quel locale più grande a un altro più grande e da quel locale più grande a questo locale dove stiamo. Non abbassare mai le braccia. La speranza è l'aspettativa indiscutibile della futura realtà
della benedizione di Dio basata sulla manifestazione dell'attività, delle azioni fedeli di Dio come rivelate nella Bibbia. Ascolta, non perdere l'aspettativa se tu non vedi nulla. Molti non mantengono le promesse perché non vedono che sta succedendo qualcosa. Questo percorso, cari, non è dovuto a ciò che io sento o ai sentimenti che ho, perché oggi ho dei sentimenti e domani le emozioni mi possono tradire. Questo camminare del Signore non è dovuto alla vista, a vedere cosa succede, perché la fede è la convinzione di ciò che non si vede. Non puoi mai smettere di fare quello che stai facendo. Se stai pregando per la tua famiglia, continua. Anche se non vedi i risultati adesso, anche se non vedi nulla adesso, tu devi avere la speranza che un giorno vedrai i risultati. Questo percorso non è dovuto a cose che tu vedi, a sentimenti. Se tu vedi ai tuoi figli che non sono nella strada del Signore, continua a pregare anche se non vedi nulla. Se stai pregando per guarigione e la malattia continua, insisti, persisti e non mai mollare, perché il giorno meno atteso vedrai la ricompensa da parte del Signore dei tuoi sforzi. Cari Chiesa Cristiana, voglio dirti che dobbiamo avere un'aspettativa, e questa è la speranza. Dio ha bisogno di te con aspettativa. L'aspettativa è legata alla speranza, e la speranza non è passiva, la speranza è attiva. E anche se non vedo nulla, so che Dio sta operando. Anche se non vedo assolutamente niente, io so che Dio sta operando. La speranza, cari, e non vedere nulla, ma continua a sperare e a credere che un giorno Dio farà qualcosa. Molte volte abbiamo un'aspettativa umana su ciò che Dio farà. Ad esempio, noi pensiamo che Dio utilizzerà una persona per benedirci. Anche Naaman il Sirio sperava che il profeta Eliseo potesse pregare per lui, ma il profeta gli disse: vai al fiume lì e gettati 7 volte nel fiume e vedrai come la lepra si guarirà. Molte volte aspettiamo che l'uomo di Dio, che una persona ci tocchi, a volte pensiamo che sarà l'essere umano a benedirci, ma Dio usa le sue vie per benedirci, che non sono certamente le nostre vie. Quando arrivò la crisi in Israele nel tempo del profeta Elia, quando si chiuse il cielo, Dio disse al profeta: calmati, ti sosterrò io. Forse Elia aveva un'aspettativa umana su ciò che Dio farebbe con lui e disse: Dio, forse Elia credeva che Dio lo portasse a mangiare nei migliori ristoranti, che gustasse i migliori banchetti, ma Dio utilizzò un metodo diverso. Mandò a Elia presso un ruscello, il ruscello di Kerit, e usò dei corvi per poter sostenerlo. Dice che i corvi li portavano ogni giorno pane e carne ad Elia. Immagina Elia, un profeta 5 stelle, ma Dio voleva insegnargli qualcosa attraverso i corvi. I corvi erano uccelli impuri nell'Antico Testamento, e Dio lo nutrì con i corvi per un periodo finché il ruscello non si prosciugò. All'improvviso Dio cambiò il metodo quando il ruscello si prosciugò, ma continuò a quella promessa di mantenerlo a compirla. Ora lo manda al profeta Elia a casa di una vedova, la vedova di Sarepta di Sidone, e gli dice che questa vedova lo sosterrebbe ad Elia. Forse Elia aveva un'aspettativa umana, lui pensava che la vedova avesse tutto in casa, che non avesse problemi, che fosse benestante, pensava che la vedova avesse un albergo per lui 5 stelle, una pensione completa incluso. Ma quando arriva a casa di quella vedova, si rende conto che lei aveva soltanto un pugno di farina e un filo d'olio per fare una focaccia e sdraiarsi a morire
insieme al suo figlio. Fai attenzione, caro, cari, l'aspettativa che tu hai, perché non sai mai chi ti potrà benedire, perciò devi avere speranza. Anche il tuo capo, che forse non è convertito nel lavoro, ti benedirà. In questi giorni chiedevo io al Signore alcuni monitor per fare qualcosa che ho nel cuore di fare qui in chiesa. Nella mia preghiera io credo, Signore, ho bisogno di questo, dei monitor per migliorare il lavoro, e ho detto: Signore, tu sai ogni cosa, come stiamo, sai quando è bello che qualcuno ti dica: pastore, hai bisogno di qualcosa? Dimmi di cosa hai bisogno, perché io voglio offrire per la Chiesa. Ma siccome noi pastori non dipendiamo dalle persone, ma di Dio, noi dipendiamo dal Signore. Dio si glorifica ovunque, anche con i corvi. Alleluia! Perché quando tu ti compiaci nel Signore, il Signore esaudisce i desideri del tuo cuore. E la settimana scorsa nel mio lavoro sono iniziate dei lavori di ristrutturazione dell'ufficio dove ci troviamo, dove io lavoro nel campo secolare, e il capo mi dice: che vuoi portare a casa di tutto ciò che io ho qui? Naturalmente io lavoro in un ufficio come ingegnere, lavoro con telecamere di intelligenza artificiale, lavoro con dei monitor. Naturalmente ho chiesto i monitor e alla fine ho preso i monitor, mi ha regalato i tavoli, mi ha regalato le sedie, perché se tu non ti lasci usare da Dio per donare ciò che alla Chiesa fa bisogno, qualcuno lo farà per te. Dio muoverà i corvi, Dio muoverà le vedove per poterti alimentare, e tu ti perdi la benedizione se non offri per il Signore le cose. Ma Dio sempre compierà la sua parola, e Dio farà sempre quello che deve fare, affinché tu non abbi aspettativa umana. L'aspettativa non deve essere messa nell'uomo, l'aspettativa e la speranza deve essere messa nel Signore. Alleluia! Amati nel Signore, l'attesa e la proiezione futuristica che se Dio è con me, tutto andrà bene per noi, e Dio con te tutto andrà bene. Adesso dobbiamo anche capire questo, che forse a volte non tutto andrà bene, e perché Dio sta nascondendo nelle crisi l'opportunità per la tua vita. Dio a volte nasconde nelle crisi l'opportunità nella tua vita. Giuseppe dell'Antico Testamento non sarebbe mai stato secondo in Egitto se non ci fosse creata una crisi tra lui e i suoi fratelli a causa di un sogno che era stato dato a Giuseppe. Giuseppe non sarebbe mai arrivato al palazzo se prima non fosse passato per la prigione per causa di quella donna di Potifar, la donna di Potifar. Al tempo della regina Ester, Dio approfittò della crisi, del decreto di morte, di sterminio del popolo di Dio in Persia, affinché Ester digiunerebbe per 3 giorni e il re l'avrebbe ascoltato, e il popolo di Israele sarebbe stato liberato da quel decreto di morte di Acan sul popolo di Dio. Perciò oggi devi dire con me: Dio nasconde opportunità in mezzo alle crisi. Dio usa le crisi per benedirti. Ora voglio darti una buona notizia: Dio ha messo gli occhi su questo continente, l'Europa, e lascia che ti dica ancora di più: la crisi sta arrivando in diversi paesi di questo continente. Io non sono profeta, ma ti voglio dire: resisti, perché si ode un grande risveglio su Europa. La crisi porterà un grande risveglio su questo continente europeo. La crisi è l'opportunità di Dio per fare grandi cose. Qualcosa in te sta aspettando che qualcosa si formi prima nel tuo spirito. Dio non ti darà mai qualcosa se prima non ti forma. Non lo so se riesci a cogliere questa verità oggi. La tua vita cambierà
perché cambierà. L'attesa è la cosa peggiore. Molte volte siamo nell'attesa e l'attesa è la cosa peggiore che ci possa capitare. L'attesa è ciò che angoscia tuo cuore. L'attesa è ciò che ti scoraggia molte volte. L'attesa è ciò che ti deprime. Ma Dio utilizza anche l'attesa. Quei momenti in cui ti mette nella stanza per attendere, perché c'è una cosa gloriosa che Lui sta formando nel tuo cuore per mezzo di quella attesa. Quando tu capisci che l'attesa non è un tempo, l'attesa non è una circostanza, l'attesa è molto di più. Quando tu riesci a capire che lì nell'attesa sta la speranza, e che la speranza è una persona, alleluia, la speranza è una persona meravigliosa. Quando tu capisci nel momento della crisi, dell'attesa, che hai una speranza che è nel tuo cuore, che questa speranza si chiama Gesù, non sarai la stessa persona. Ecco perché Paolo dice ai Colossesi nel capitolo 1, versetto 27, ai quali Dio ha voluto far conoscere la ricchezza della gloria di questo mistero tra le genti, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Quando tu capisci che la speranza è una persona, questa speranza, Gesù, abita nel tuo cuore, il Signore ti può mettere in un momento di attesa, il Signore ti può mettere in un momento di crisi, ma tu saprai uscirne dalla crisi e dall'attesa della miglior forma. Alleluia! Qual è questa ricchezza della gloria di Dio che parla Paolo? È Cristo! Alleluia! Cristo è la speranza di gloria. Quindi la speranza, cari, è una persona. Quando aspetti qualcosa, Cristo è più presente che mai nella tua vita. Il problema dell'essere umano è che non può essere felice finché non vede accadere le cose. Deve vedere arrivare qualcosa, deve vedere qualcuno convertito, deve vedere la guarigione. Alleluia! Però se Dio non ti guarisce, Lui sta uguale con te. Gesù è nel tuo cuore, la speranza di gloria. Quando tu capisci che Cristo è quell'attesa, attesa della chiamata, attesa della vita, attesa di una promessa, attesa di una profezia, l'attesa, cari, non è una circostanza, l'attesa è una persona, Cristo in noi, la speranza di gloria. Cristo non è mai così presente, cari, quando stiamo aspettando e stiamo nell'attesa. Perciò oggi tu digli: Signore, grazie perché tu vivi nel mio cuore, e se tu vivi nel mio cuore, io ho speranza di un futuro meraviglioso con te. Forza, alza le tue mani lì dove stai e di: il cielo oggi mi rilascia qualcosa sulla mia vita. Alleluia. Se tu sei in un momento di attesa, il cielo oggi vuole rilasciare qualcosa sulla tua vita. A quelli che hanno aspettato e non si sono arresi e non hanno rinunciato, qualcosa verrà rilasciato di potente sulla tua vita oggi. Non ti arrendere nell'attesa, non ti arrendere se non vedi nulla, non ti arrendere se non senti, alleluia, perché Cristo è la speranza. Numero uno, la vera speranza divina, allora è una persona, Cristo in noi, la speranza di gloria. Numero due, la speranza divina ti aiuta a capire che tutto ciò che sperimenti sulla terra, crisi, benedizioni, tutto sarà temporaneo. Quando cammini nella speranza, ogni crisi ha una data di scadenza. Cari, voglio darti una parola in questa sera. Seconda di Corinzi, capitolo 4, verso 17, dice: poiché questa leggera tribolazione momentanea, temporanea, produrrà in noi un peso sempre più eccellente ed eterno di gloria. Cari, la tribolazione sarà momentanea. La speranza divina ti aiuta a capire che tutto ciò che tu sperimenti, crisi, benedizioni, tutto sarà temporaneo.
in questa terra. Numero 3, la speranza divina mi dà riposo e gioia per resistere finché non arriva ciò che è promesso. Anche se non capisci come Dio lo farà, la speranza ti darà gioia e riposo. Come faccio a sapere, pastore, che l'aspettativa umana in me è più grande della speranza divina? Perché se tu sei scoraggiato, l'aspettativa umana è maggiore. Se tu sei triste, l'aspettativa umana è maggiore. Se tu sei depresso, l'aspettativa umana è maggiore. Ma se cammini nella speranza divina, con Cristo, speranza di gloria in te, la gente ti chiederà: ma perché sei tanto felice se tutto peggiora intorno a te? Ma perché sei tanto felice se il lavoro ti va male, se le finanze peggiorano? Perché sei felice? Perché ho a Cristo in me, che è la speranza di gloria. Guardate che dice Romani, capitolo 15, versetto 13. E il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Alleluia! Il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nella fede. Quando tu hai speranza nel cuore, cari, hai gioia, hai pace, hai tranquillità, i tuoi pensieri stanno in pace. Punto numero 4, la speranza divina dice: anche se adesso non capisco nulla, come e perché Dio lo ha permesso, un giorno lo vedrò chiaramente. Ecco perché Paolo gli dice ai Corinzi nel capitolo di Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 12: ora vediamo attraverso uno specchio oscuramente, ma poi ci vedremo faccia a faccia. Adesso io sono in parte, conosco in parte, ma allora saprò come sono stato conosciuto. Cari, la speranza divina, anche se adesso non lo capisci come e il perché delle cose, un giorno lo capirai. Punto numero 5 della speranza: la speranza divina dice: anche se non so dove Dio mi porta, sono disposto a perdermi nelle mani della volontà di Dio. Se c'è un posto dove devi perderti, è nelle mani e nella volontà del Signore. Dio vuole che siamo come gli esploratori, cari. Gli esploratori non sanno dove vanno, scoprono sempre nuove strade, nuovi posti. Un esploratore è qualcuno che non ha paura di perdersi, e con Dio dobbiamo essere esploratori del Signore. Ho una grande notizia per te in questa sera: non aver paura di perderti nelle mani di Dio, perché non ti perderai mai nelle mani di Dio. Se tu sei attaccato, aggrappato alla mano del Signore, camminerai con il Signore dove il Signore ti vuole portare. Sesto e ultimo punto: infine, Dio vuole renderti prigioniero di speranza. Mi piace questa parola, essere prigioniero di speranza. Ci sono molti che sono stati imprigionati nel loro peccato, nei loro pensieri, nelle loro emozioni, ma la parola di Zaccaria oggi, capitolo 9, versetto 11 al 13, mi dà qualcosa di speciale per la mia vita. Guardate che dice il profeta Zaccaria: e anche tu, mediante il sangue della tua alleanza, sarai salvato. Ho fatto uscire i tuoi prigionieri dalla cisterna senza acqua. Ritornate alla fortezza, o prigionieri di speranza. Oggi vi annunzio anche che ripristinerò il doppio. Il Signore, cari, ti restituirà dalla cisterna alla fortezza. Lui ti vuole oggi cacciare da quella cisterna, da quel pozzo dove sei caduto, ti vuole cacciare fuori dall'abisso dove non hai speranza, dove hai perso la speranza, perché sei disperato in un fango meloso, e il Signore ti vuole portare alla fortezza. Dio
qui chiama a coloro che vorrebbero godere delle promesse di un tempo migliore e li chiama prigionieri di speranza. Dobbiamo diventare prigionieri di speranza. È Cristo in noi la speranza di gloria. Questa parola è per te oggi, per la Chiesa, per te, tu che aspetti, tu che stai aspettando, tu che hai un'aspettativa, forse umana, di qualsiasi cosa. Non mettere la tua speranza sull'uomo, mettila su il Signore. Qualunque cosa accada, Dio conosce e conosce ogni lacrima che versi e trasformerà il tuo lamento in danza e la tua tristezza in gioia. Oggi per un minuto alza le tue mani lì dove stai. Se sei un prigioniero di speranza, come dice questa parola, se vuoi essere cacciato da quella prigione dove sei, in oscurità dove sei, il sangue della sua alleanza, il sangue di Gesù ti ha salvato e oggi ti fa uscire dalla cisterna, dal pozzo dove stai, per poterti portare a un luogo migliore, alla fortezza di Dio, per perderti nelle mani del Signore, per poter camminare con il Signore. Oggi, lì dove stai, per un minuto comincia a lodare il Signore. Digli: Signore, il mio cuore ti loda. Signore, il mio cuore, alleluia, spera in te. Signore, io voglio essere un prigioniero della tua speranza. Signore, grazie Padre, alleluia, perché io so che tu, Signore, stai con me e che cammini con me. Oh Signore, grazie perché oggi ci ricordi che Cristo in noi è la speranza di gloria. Grazie Signore perché oggi entriamo in sintonia con te, con la situazione difficile che stiamo attraversando, ma senza perdere la speranza. Grazie Signore perché tu ci tendi la mano per salvarci e metterci in una condizione di poter godere di tutto benessere, di gioia, di pace, tanto che ci sembra che Dio abbia esagerato la sua benedizione. Oggi, Signore, dice la tua parola che tu raddoppi su di noi la benedizione. Oggi tu annunzi che ripristini sulla nostra vita il doppio della benedizione. Oh Signore, grazie perché tu sei con me e non lascerò andare questa promessa nella mia vita. Non lascerò e non abbandonerò la promessa che Dio mi ha fatto perché sono un prigioniero di speranza. Se tu per un momento sei lì, alza le tue mani e di: Signore, io oggi sto qui, Padre, perché ho pregato tantissime volte per ricevere la benedizione che ti ho chiesto, ho pregato tantissime volte per ricevere la guarigione, Signore, nella mia vita, ho pregato tantissime volte per vedere i cambiamenti nel mio matrimonio, ho pregato tantissime volte, Signore, per vedere i cambiamenti nei miei figli, però non vedo nulla, mi sono scoraggiato, però oggi Cristo in me la speranza di gloria, oggi Cristo in me una persona che abita nel mio cuore, oggi Cristo in me è quella speranza e oggi voglio essere prigioniero della speranza. Oggi Signore, se sono caduto in un fosso o chissà in una cisterna o chissà Signore in un pozzo della disperazione, della depressione, dell'angoscia o chissà Signore dell'ansietà, oggi Signore prego nel nome potente di Gesù per poter uscirne ed essere un prigioniero non dei miei pensieri di depressione, un prigioniero non dei miei pensieri Signore di tristezza, di preoccupazione, ma per essere un prigioniero di speranza, la tua speranza Signore nella mia vita. Oggi ti ringraziamo Signore, alziamo le nostre mani Signore a te. Se tu sei lì e non hai mai accettato a Gesù come personale salvatore nella tua vita, questo è il momento, oggi è il giorno, questo è il tempo che tu devi dire: Signore, entra nella mia vita, voglio avere questa speranza Signore in me, non voglio camminare con le cose che l'uomo vuole dirmi, con la
aspettativa sulle cose umane, ma voglio camminare, Signore, in te. Lì dove sei, apri la tua bocca e digli: Signor Gesù, in questa ora voglio accettarti come unico e sufficiente Salvatore nella mia vita. Signore, oggi apri il mio cuore affinché tu possa entrare nella mia vita e possa, Signore, darmi la pace, il riposo, Signore, in mezzo alla situazione di crisi che sto attraversando. Oggi ti accetto, Signore, come unico e sufficiente Salvatore nella mia vita. Signore, scrivi il mio nome nel libro della vita. Se tu hai fatto questa preghiera in questa sera, il Signore è con te, lì dove stai. Forse se sei sul lettino e sei ammalato, oggi tu hai chiesto tante volte per poter alzarti da quel lettino, per poter camminare. Questo è il tempo per esercitare la tua fede, dirgli: Signore, io ho speranza che tu farai qualcosa nella mia vita. Io ho speranza, Signore, che tu mi alzerai da questo lettino. Signore, questa speranza è una persona, è la persona di Cristo nel mio cuore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Grazie, Signore, per questo tempo meraviglioso, meraviglioso che tu ci doni, Signore, di poter stare insieme. Grazie, Signore, per i momenti di attesa. Grazie, Signore, per ogni momento, Signore, che passiamo. Grazie perché, Signore, sappiamo che in quei momenti tu ti manifesterai di una maniera speciale e potente nella nostra vita. Grazie nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. E amen. Amen. Alleluia. E amen. Ed ora però dobbiamo pregare insieme con quelli che chiedono preghiere, perché ce ne sono, amen, di tutte le categorie. Ognuno chiede, manda il messaggino durante la giornata, per il marito all'ospedale, per la moglie che non sta, amen, bene, per il figlio che è scapestrato, per il figlio che è drogato, per la... Allora noi vogliamo prendere queste persone che sono sicuramente insieme con noi, amen, anche se non, amen, è la stessa persona che ha mandato il messaggio, no? Amen. Fa parte della categoria di quella fascia. Se uno ha mandato il messaggio che c'è un disastro tra marito e moglie, tra moglie e marito... Non è detto che quella persona sia proprio lì adesso, in questo momento, mentre noi preghiamo, ma c'è chi realmente sta vivendo questa difficoltà, e noi vogliamo convogliare quelli che sono insieme con noi, perché così preghiamo insieme. Noi crediamo, Cristo in noi è la speranza di gloria. Gloria vuol dire che dove c'è la sua presenza c'è la gloria. La gloria è anche, ha anche un'altra cosa importante che dobbiamo sapere. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il peccato non ci fa restare la presenza di Dio dentro di noi. La gloria vuol dire che è la presenza di Dio. E molti... Ho bisogno della gloria di Dio che ritorni. Stasera abbiamo Cristo in noi, speranza di gloria. Abbiamo la gloria di Dio dentro di noi. Amen. Insieme con te che sei a casa. Perciò Cristo è la speranza di gloria e Cristo è la gloria nella nostra vita. Perciò noi che siamo cristiani, che abbiamo fiducia in Lui, vogliamo andare a Lui e vogliamo dedicare uno spazio, così come ci guida lo Spirito Santo, per, amen, quelli che sono a casa. Per te che sei a casa, mettiti insieme con noi. Forse fino a questo momento hai ascoltato il bel insegnamento che abbiamo ricevuto, che sicuramente ci istruisce, ci aiuta, ci dà i parametri che dobbiamo poi seguire. Ma questa è un'altra cosa, quella che stiamo facendo adesso. Questa è
che ci mettiamo insieme con te che sei a casa e tu ti metti insieme con noi perché vogliamo presentare il tuo caso davanti al Signore. Mentre noi lo diciamo, tu ti accordi con noi, noi ci accordiamo con te. In Matteo 18:19, leggiamolo così sappiamo su che base partiamo insieme. Tu non hai fretta, no? No. Va bene, allora noi partiamo da una base che dice: in verità, la verità di Dio è questa, dice Gesù, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi che è nella volontà di Dio, lo dico io, ma non lo dice la scrittura, dico io, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Ora, abbiamo la parola fresca, Cristo in noi, la speranza sorge, la fede sorge, speranza vuol dire anche fede. Amen. E allora noi ci accostiamo a Dio insieme per presentare il tuo caso. Tu mettiti insieme con noi mentre il fratello prega, io prego insieme, e tu che sei a casa, su quelle cose che lo Spirito Santo guida il fratello, agganciati e prenditi una parola che viene dal Signore. Quando lui prega per la vista, tu che hai bisogno della vista, prega per la vista. Quando prega per te che hai le ossa rotte, Signore, io le ossa rotte, guariscimi. Quando preghiamo per te che hai dolori, che non riesci a dormire, non ti puoi girare neppure nel letto, tu prega che il Signore ti mandi una parola viva. Noi ci accordiamo. Quando noi ci accordiamo, la scintilla della fede parte e agisce, e misteriosamente ti trovi cambiato e non lo sai. Il Signore così fa sempre delle sorprese. Quando il Signore ci ha guarito, non ha detto prima: aspetta, prendo il martello, adesso, come un carrozziere, per esempio. Ci siamo trovati che in un attimo il Signore l'ha fatto. Quando ci ha salvato, ha fatto così. Lui cambia in un battere d'occhio, perciò andiamo insieme al Signore. E Federico, tutto chiaro, andiamo avanti insieme, e tu che sei a casa, se ti puoi alzare, alzati, se ti vuoi mettere in ginocchio, ti metti in ginocchio. La cosa bella è che tu a casa tua, nella tua intimità, ti puoi mettere come vuoi, perché il Signore è lì dove tu sei, è insieme con noi mentre siamo nella sua presenza. E la sua parola dice che quando ci rivolgiamo a Lui, Lui risponde. Bene, allora partiamo insieme, insieme con te che sei a casa, ascoltiamo il fratello con attenzione e cerchiamo il Signore. Il nostro cuore deve essere rivolto non al fratello ma al Signore, va bene? Né a me né al fratello, ma verso il Signore. Andiamo insieme, gloria a te Signore. Gloria al Signore. Ci mettiamo d'accordo in questa sera per pregare. Padre, nel nome potente di Gesù, Signore, Tu conosci ogni cuore, conosci, Signore, ogni persona che in questo momento sta ascoltando questa preghiera, Signore. Veniamo davanti a Te con un cuore umile, Signore, sincero, davanti alla Tua presenza, sapendo che se ci mettiamo d'accordo due di noi, come dice la Tua parola, Signore, Tu farai, Signore, risponderai la preghiera. Padre, vedi ogni cuore, Signore, che in questa sera ha una necessità, Signore, sta chiedendo per un problema, Padre Santo. Prima di tutto vogliamo, Signore, pregare per coloro che sono ammalati, afflitti, Signore, nella loro vita, Padre Santo. Ti prego in questo momento, Signore, per ogni afflizione della carne, Padre, ti chiedo, Signore,
Signore, nel nome potente di Gesù, adesso, Signore, che metti la tua mano, Signore, guaritrice, su ogni persona, Signore, che è ammalata. Vedi, Signore, problemi, Signore, nei piedi in questa sera, Padre Santo, nelle gambe, Padre, le vene, Signore, ti chiedo per le ossa, Padre Santo, le ginocchia, Padre Santo, in questo momento, Signore, dolori reumatici, Padre Santo, ti chiedo, Padre, per ogni dolore, la spina dorsale, Signore, ti chiedo in questo momento, Signore, per i polmoni delle persone, il cuore, Signore, ogni attività, Signore, dei cuore, Padre Santo, vedi, Signore, le persone che sono ammalate, Signore, che forse stanno in ospedale adesso in attesa di una guarigione, Signore, nella loro vita. Padre, ti chiedo per coloro che sono, Signore, ammalati negli ospedali, Padre, che stanno soffrendo, nel nome di Gesù, oh Signore, metti la tua mano, Signore, di guarigione, Padre Santo, la tua mano su ogni ammalato e fa sì, Signore, che la potenza, Signore, il tuo potere, Signore, la tua gloria si possa manifestare in ogni vita. Padre, vedi coloro che hanno problemi nella vista, negli occhi, Signore, problemi, Signore, nella gola, alla tiroide, Signore, nel nome potente di Gesù ti chiedo, Signore, in questo momento, Signore, la tua mano di guarigione sullo stomaco, Signore, delle persone, Padre, nel nome di Gesù ogni tumore scompare, oh Signore, nel potere che tu, Signore, ci deleghi attraverso la preghiera, Padre Santo. Oggi, Signore, noi dichiariamo che ogni ammalato si alza, Signore, che ogni ammalato, Signore, viene guarito da te, Signore, che ogni persona testificherà della tua potenza. Voglio anche, Signore, oggi pregare per i matrimoni, Signore, persone che sono separate, Signore, persone che stanno in difficoltà matrimoniali, Signore, per l'uomo e la donna, Signore, affinché capiscano cosa significa il vero matrimonio, Signore, capiscano che tu li hai uniti, Signore, come uno solo, Padre, saranno una sola carne, come dice la tua parola. Signore, io ti chiedo, Padre, per le volontà dell'uomo, la volontà della donna, Signore, che sia fatta la tua volontà nella loro vita e non la volontà di ogni persona. Signore, che loro possano vederti a te, Signore, come il Dio sovrano nelle loro vite e che possano vedere cambiamenti nel loro matrimonio, Padre. Dagli più amore, Signore, sostienili, Padre Santo. Oh, Signore, chiedo per le famiglie, chiedo per i figli, Signore, in questo momento, persone che hanno dei problemi con i figli, Signore, figli che si sono deviati della strada tua, Padre Santo, ti chiedo che nella tua infinita volontà tu possa, Signore, fare come hai fatto, Signore, nella vita di Noè, Signore, anche se lui predicava, oh Signore, tu hai salvato tutta la sua famiglia. Fa sì, Signore, che, Padre, le famiglie possano venire alla conoscenza della salvezza nel nome di Gesù. Signore, ti chiedo per quei figli, Signore, che sono forse ribelli, Signore, quei figli, Signore, che stanno nelle droghe, Signore, nell'alcol, Padre Santo, ti chiedo per loro, Padre Santo, affinché, Signore, possano conoscere la verità e la verità possa farli liberi. Signore, oggi continuiamo a pregare, Signore, continuiamo a pregare per ogni persona, Signore, per ogni pastore che forse, Signore, è collegato e che sta vivendo un momento, Signore, di difficoltà, sta vivendo un momento nelle emozioni, Signore, che sta vivendo un momento, Signore, difficile. Io ti chiedo che tu lo sostenga, che venga la tua forza, Signore, sulla sua vita in questo momento, Signore, ogni difficoltà, Signore, che sta attraversando nel ministero, Signore, ti chiedo, Padre Santo, che tu possa chiarire la sua visione, Signore, e che possa vedere, Signore, con i tuoi occhiali, con la tua visione, Signore, quello che tu hai stabilito per la loro vita e il loro ministero. Chiedo per le chiese, Signore, in tutto il mondo, Padre, affinché, Signore, la tua parola sia sparsa, Signore, come seme e possa produrre al 100 per 1, Signore, possa produrre discepoli veri in questo tempo. Signore, chiedo per un risveglio, Signore, mondiale, ma soprattutto un risveglio che cominci
qui in Europa, Signore, che cominci, Signore, dove un giorno iniziò, Signore, il protestantesimo. Cominci anche qui, Signore, un risveglio, Padre, sulle persone, Padre, su ogni persona, Signore, che ti cerca, Padre Santo. Oh, Signore, fa sì che il fuoco del tuo spirito possa, Signore, incendiare ogni nazione dell'Europa, Signore. E, Padre, chiedo anche per la tua seconda venuta, Signore. Chiediamo, Signore, così come lo Spirito, Signore Santo, chiede, la sposa anche sta chiedendo, vieni, Signore Gesù. Chiediamo che venga il Signore Gesù presto. Grazie ti diamo, Signore. Oh Padre, per quelle persone, Signore, che forse non conosciamo quali sono i problemi, forse problemi di finanza, oggi il Signore aprirà una finestra sulla tua vita e spargerà sulla tua vita benedizioni che sovrabbondano. Così ti dice il Signore. Oh, nei momenti di crisi, nei momenti difficili, nei momenti in cui tu non vedevi speranza, io sono stato la tua speranza, così ti dice il Signore, e così come l'ho fatto nel passato, lo farò anche nel presente e lo farò nel futuro. Siami fedele, alleluia, così ti dice il Signore, devi essere fedele, fedele in tutto, e io ti farò vedere la mia gloria nella tua vita. Grazie, ti ringraziamo, Signore, nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.